Il pan coi santi è un pane leggermente dolce tipico di Siena che viene realizzato per la festa di ogni santi. I santi sono rappresentati all'interno del pane dalla presenza dell'uvetta, delle noci e del pepe che rende la preparazione ricca, gustosa e anche leggermente piccante. Naturalmente il pepe poi può essere dosato secondo il proprio gusto. Fatemi sapere se conoscevate già questa ricetta e se proverete a realizzarla. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e vi lascio alla preparazione. Come prima cosa metto in una padella un goccino d'olio, le noci e li faccio tostare per qualche istante. Metto in ammollo l'uvetta e deve stare in ammollo almeno una mezz'ora, meglio secondo il vinsanto. Sciolgo il lievito con un po' dell'acqua che avevo da parte per l'impasto e un cucchiaino di zucchero. Nella mia solita ciotolona metto la farina, il lievito, l'olio e comincio a impastare con le fruste, aggiungendo l'acqua via via. Naturalmente potete fare tutto il procedimento anche a mano o in planetaria. Aggiungo a questo punto anche il sale. Ottenuto un impasto omogeneo, lo lascio lievitare nel forno spento con la lucina accesa per circa mezz'ora, dopodiché aggiungerò gli altri ingredienti. Sulla spianatoia metto l'impasto, aggiungo le noci che ho leggermente spezzettato, l'uvetta ben strizzata e scolata, lo zucchero e il pepe e impasto una decina di minuti. Vi sembrerà che l'impasto non possa stare insieme, ma lavorandolo con pazienza vedrete che tutto andrà al suo posto. Dopodiché rimetto l'impasto nella ciotola, la copro e lascio lievitare l'impasto il più a lungo possibile, anche tutta la notte. Una volta finita la lievitazione, porto l'impasto su una spianatoia infarinata. Lo divido in due e formo due bei panetti. Metto i panetti sulla teglia e li spennello col tuorlo dell'uovo. Forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti, finché il pane non risulterà bello dorato. Ecco il pan coi santi pronto. Spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciatemi un like in questo caso, iscrivetevi al canale e ricordate di seguirmi su Instagram dove ci possiamo sentire tutti i santi giorni. Un bacione e alla prossima!